Tutti sono sempre io, Mrs. Striker, benvenuti nel 78esimo episodio del nostro amatissimo mod showcase e oggi vi presenterò una nuovissima mod che si chiama Lantern Mod, o meglio conosciuta come Lamp Mod. Questa mod è stata aggiunta dopo l'aggiunta delle lanterne di Redstone, quindi sono completamente diverse rispetto alle lampade normali e comunque queste lampade ce ne sono di quattro tipi, fra cui una che è il materiale nuovo di questa mod. Adesso andiamo a vedere prima come si craftano e poi come sono fatte. Questi qui sono semplici fence che funzionano tipo da piedistallo e così come sono ora non fanno luce, però per far luce bisogna avere il flint steel in mano, lo prendo in mano e attivarle. E come vedete si attiva anche la fiammella dentro. Possiamo attivarle tutte. Dura infinita, ecco. E poi semplicemente cliccando di sopra si può disattivare. Bene, adesso leviamo anche le particelle, anche se poi non si vede più la fiammella dentro, però ok. Fanno lo stesso luce anche se non c'è la particella. E comunque adesso andiamo a vedere prima come si craftano. Allora, quella di legno si crafta con praticamente tre pezzi di legno, due pezzi di vetro e altri tre pezzi di legno, tipo un sandwich di vetro, e quindi ce lo mangeremo. E terremo due sandwich di legno con il vetro per l'insalata. Poi la stessa cosa possiamo farlo con i tronchi d'albero, quindi prenderemo un albero, lo taglieremo e poi lo metteremo nel nostro sandwich. Stessa cosa con il Nether Brick, quindi masticheremo mattoni, mattoni anzi del Nether, quindi sono anche peperoncino, che sono molto forti. Comunque, poi questo qui invece è il nuovo materiale, che aggiungendo un sandwich di legno insieme al colorante delle squid, otterremo questa lampada della squid. E poi la stessa cosa con le fence. E niente, raga, questa è la mod. Lo so, è un video abbastanza corto, però la mod è così. Sinceramente mi piace un sacco l'effetto che fa, però ovviamente se praticamente non bevo la pozione di Night Vision, questa qui le vedo nere per il classico bug. Comunque a voi dovreste vederle normalmente, quindi con la fiammella dentro sono ancora più carine. Bene, raga, questo è tutto per questo video. Comunque vi avviso che nel prossimo episodio del mio Let's Play farò un piccolo episodio giusto per trovare l'ossidiana che praticamente già l'ho trovata, però devo fare ancora il video e faremo il beacon block. Bene, questo non ci azzecca niente col video. Per me il voto di questa mod è un 8 e niente, non ci sono nessun bug a parte questo che per me è un bug. E le squid non devono esistere. Bene. Dio lag. Una laggata finale. Ci vediamo nei prossimi video. Bella.